Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi intro velocissima perché organizziamo insieme la mia makeup collection e questo video dura già tantissimo, quindi voglio trattenermi dall'iniziare a chiacchierare e rendere questo video ancora più lungo. Comunque, semplicemente oggi organizziamo insieme la mia makeup collection. Come ben sapete, tra 2 mesi dovrò prepararmi al trasloco e andrò a convivere, quindi ho pensato di portarmi un po' avanti, iniziare a pulire qualche cassetto e soprattutto organizzarli perché non ho intenzione di passare i prossimi 2 mesi in questo macello e mi avete detto che vi poteva interessare vederlo, quindi spero tanto che sia così e spero che vi piaccia. E niente, direi di cominciare. Allora, l'audio sarà sicuramente basso in questa prima clip perché sono un po' lontana dal microfono, ma poi lo sistemiamo. Vi faccio vedere prima un attimo in generale una overview di com'è la situazione. Questa qui è la scrivania su cui filmo di solito, è una Alex di IKEA. Ci sono i due cassetti sotto, ora vi faccio vedere. Comprate le due cassettiere e poi mettete sopra il tavolo. C'è un po' di casino in questo momento, come potete vedere tranquillamente anche voi. È per questo motivo che ho deciso di fare questo video, perché volevo dare una sistemata e mi avete detto che vi interessava vederlo, quindi spero che sia interessante. Comunque, in generale, appunto, questa qui è la scrivania su cui filmo. Da questa parte abbiamo questo mobile che è sempre di IKEA. E non mi ricordo il nome, ve lo scrivo sullo schermo così lo cerco e ve lo dico di preciso. Per il momento ho messo sopra questi quadri qui perché volevo farveli vedere. Sono dei quadri che mi sono stati gentilmente inviati da Desenio. Vi lascio sullo schermo un codice sconto. Praticamente dal sito ho preso sia questi quadri qui che andranno nel mio futuro studio, che vedrete a ottobre penso, e anche altri quadri che metteremo in giro per casa che vi farò vedere. C'è Coco, classico, Siri, Remove My Makeup. E poi c'è questo profumo qui. Comunque, oltre a questi qui, come vi dicevo, ne abbiamo presi altri che andranno nelle varie stanze della casa e ve li farò vedere molto meglio quando farò l'house tour. Così, se stavate pensando di rinnovare un po' l'arredamento, potete risparmiare qualcosina. Ora torniamo sulla scrivania. Da questa parte abbiamo questi contenitori qui che sono di Primark, i glitter che vedete qua di lato, questi qui. Li ho attaccati, li ho presi sul sito di Shein. Comunque, qui sopra abbiamo profumi, rossetti di Huda Beauty, un po' di skincare che non dovrebbe neanche essere lì. Qui abbiamo delle cose per la macchina fotografica, tipo lenti di scorta, eccetera. Qui completamente random, cioè ci sono glitter, stick bronzer, prodotti nuovi che devo ancora provare, che non c'entrano assolutamente niente qui. E vanno sistemati. Questo penso di farlo diventare tutto solo di rossetti. Poi da questa parte abbiamo alcuni nude, qui abbiamo le matite labbra, qui abbiamo i rossetti un po' più scuri, un po' più invernali. Qui teoricamente ci sono alcuni dei rossetti liquidi che utilizzo di più, ma in realtà ci sono anche quelli di Anastasia che non uso mai, quindi di nuovo va sistemato. Qui in teoria ci sono tutti i gloss, ma questo cassetto non si apre neanche bene perché è strapieno e va sicuramente sistemato. Poi di qui invece abbiamo tutti i pennelli che vanno assolutamente lavati e non ce la posso fare. Da questa parte di nuovo PR Pack di Urban Decay che va messo via, prodotti che volevo utilizzare stamattina ma oggi evidentemente non sono in grado di fare le cose, quindi ho lasciato perdere, che vanno messi via. Poi qui vabbè c'è lo specchio che è di Primark, se vi può interessare. Contenitori sempre di Primark con all'interno di prodotti un po' più random. La torre dei rossetti è di Amazon, ve la lascio linkata sotto, con all'interno una quintalata di rossetti. Tipo qui ci sono alcuni rossetti che non ci stavano nella torre. Qua c'è un kit di Urban Decay che ho aperto, ho svuotato una volta e poi non ho più aperto, quindi va sicuramente. Bisogna trovargli una casa. Poi qui ci sono tutti i prodotti un po' più artistici, tipo glitter, pigmenti, eccetera. Qui ci sono tutti gli ombretti singoli, tipo anche questi qui di neve. Ho delle Easy Palette, quindi sarebbe il caso magari di inserirli all'interno di queste Easy Palette. Poi passiamo da questo lato. Primo cassetto abbiamo i primer che sono lanciati. Non so come sia possibile, ma sono tutti lanciati. Correttori, stick bronzer, bronzer, correttori scuri per il contour, mascara, alcuni prodotti per le sopracciglia che uso più spesso, tutti di nuovo lanciati completamente a caso. Fondotinta e beauty blender, qui di nuovo vanno semplicemente sistemati e devo pulire i cassetti almeno sotto, anche perché così mi evito di farlo durante il trasloco, visto che sapete come vanno i traslochi di solito. Qui sotto ciglia finte
e setting spray. E qui sotto abbiamo prodotti per le sopracciglia, eyeliner, matite per gli occhi, eccetera, eccetera, che in realtà è abbastanza... Beh, oddio, non è così ordinato. Qui ci sono anche dei pennelli che non uso mai, quindi sarebbe il caso di eliminarli. Invece passiamo da questo lato di qua. Primo cassetto abbiamo bronzer, blush, illuminanti, che non sono troppo disordinati, ma neanche sono a posto. Ci sono dentro anche delle creme, dei pennellini mai utilizzati, non so perché. Questo è un vero macello. Ci sono all'interno un sacco di cipri e poi qualche illuminante liquido, blush, cremosi, creme idratanti, elastici per capelli, cioè è il disagio. Questo cassetto è il disagio. Qui abbiamo palette viso, salviette struccanti e prodotti lanciati a caso, perché quando finisco di prepararmi sono di corsa perché devo editare e lancio le cose qui dentro così, quindi vanno riorganizzati e di nuovo magari declatterati un po'. Qui sotto abbiamo skincare, tra principalmente maschere viso, qualche tonico. Questo è il treppiedi per il telefono. Perché? In generale maschere viso, quindi per fortuna dovrebbe essere in teoria abbastanza in ordine, però non lo so, speriamo. Infine il cassetto della vergogna, in cui ci sono dentro tutte le cose per fare i capelli, tipo piastra, ferro, salviette per pulire i pennelli. A questo punto direi di cominciare, già che ho la macchina fotografica qui, cominciamo da questa zona qui. Ok, direi di far così, tutto fuori, pulisco il cassetto e poi reinseriamo dentro quello che va inserito dentro. Ok, ci siamo. Per info, questi contenitori qui sono di Volcano Lab, li avevo presi anni e anni fa e hanno retto abbastanza bene, solo qualche pezzo si è rotto. Fate attenzione perché questi sono per i cassetti da 5 dell'Alex, ci sono anche i cassetti a 7, mi sembra. Sono diversi come profondità e come larghezza, quindi fateci attenzione. Se vedete dei divisori qui in questa makeup collection che vi piacciono, se non avete quelli dal cassetto da 5 non vanno bene per quello da 7. Andrò in modo un po' casuale perché non sono in ordine questi che ci sono sul tavolo, quindi preferisco far così per fare una cosa più veloce. Eccoli qui, due blush di Dior che rimangono, e abbiamo anche un blush di MAC Cosmetics che mettiamo in fondo. NARS e NARS, abbiamo Tempted e Orgasm, li mettiamo qui davanti. MAC Cosmetics Melba, Milani Luminoso sicuramente, California Blush, Butter di Physicians Formula, Maxi Blush di Rimmel, Catrice ci sta insieme a Wycon, It Cosmetics colorazione Warm Peach, Anastasia Beverly Hills Amrezy, lo mettiamo qua, che è super bello, Becca Royal Glow, lo mettiamo qui, Dior palettina di illuminanti, la mettiamo un attimo qua, MAC Oh Darling, molto bello, Fenty cream bronzer e bronzer normale, che ci stavano in due, quindi ok, perfetto. Physicians Formula Butter Bronzer, Too Faced Sweetie Pie, questo è nuovo, è abbastanza carino, mi sta piacendo, lo mettiamo qui. Laguna di NARS non ci sta insieme, quindi lo mettiamo qui un attimo. Mesauda, questo è Boracay. Morphe Bronzer in Celebutant, Ula di Benefit, però questo qui è quello di scorta o quello mini che è aperto, quindi questo lo mettiamo un attimo qua. Questo è di Corazon, è il Soulmate Bronzer, che per me è troppo freddo, mi aveva fatto violetta, quindi questo qui lo regalo a qualche mia amica. Tra parentesi, i prodotti che mi vedete declatterare sono tutti prodotti usati, quindi vanno direttamente alle mie amiche o alle mie parenti, perché sono prodotti usati, quindi per info, prima che mi scrivete no, dalle a me, non posso. Sculpting Bronzer di Revolution Pro in Baia, bellissimo, lo mettiamo qua. Contour Palette di Dior la mettiamo qui, così, e qui ce ne sta un altro. Mettiamo questo qui di Astra, che è nella colorazione 04. Mamma mia, che top! Così abbiamo Rimmel, Astra e Mesauda. Questo è sempre di Revolution Pro ed è Balao. Mi è piaciuto talmente tanto Baia che ho preso anche Balao. Corazona Blush, molto carino, lo mettiamo. Vediamo se ci sta.
qui. Poi abbiamo Flat Perfection Velvet Bronze di Neve. Due blush di YSL veramente molto belli, li mettiamo qui. Fantastico, ora abbiamo una tonnellata di illuminanti. Dior e Anastasia stanno insieme. Jaclyn Cosmetics, ce ne stanno due? Sì, però ci stanno qui. Ah, posso metterli anche così. Oh, che bello. Bene, 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 bene. Ofra Rodeo Drive sicuramente qua davanti, perché è assolutamente stupendo. Colourpop li mettiamo qui, così c'è più spazio e posso metterli sdraiati. Tickle lo mettiamo qui. Illuminante di Corazon, illuminante di Revolution Pro. Master Chrome di Maybelline lo mettiamo qui. E Morphe li mettiamo qua davanti. Ok, per il momento come spazio vanno sistemati, vanno ribaltati tutti, però ci siamo con gli spazi. Qui mettiamo il blush nuovo di Kiko. Allora, qui abbiamo la conclusione del primo cassetto. Da questa parte abbiamo tutti quanti i blush, a partire da quelli che preferisco, quindi NARS, quello nuovo di Kiko, Yves Saint Laurent, MAC, Catrice, Milani, Catrice, Rimmel, It Cosmetics, c'è qualcosa di Benefit. Da questa parte abbiamo i bronzer, di nuovo prima parte con i miei preferiti, quindi NARS, Too Faced, Revolution, Revolution, Fenty, Huda, Physicians Formula, Rimmel, eccetera, eccetera. Idem per gli illuminanti, abbiamo Ofra, Revolution in realtà sta qui, non è tra i miei preferiti in generale, però è molto buono e ci sta perfettamente qui. Fenty, Morphe, Becca. Anastasia Beverly Hills con Wet n Wild e qui abbiamo tutti questi qui. Da questa parte, come vi dicevo, c'è di tutto e di più. Tutte le ciprie, prodotti random, creme, eccetera. Ok, questo è il piano. Ciprie, tutti gli altri prodotti tipo illuminanti in più, bronzer in più, blush in crema. Tutti qui. Prima fra tutte ovviamente Laura Mercier, che ovviamente sta al posto numero 1. Huda Beauty e Peach Perfect di Too Faced. Ciprie in polvere libera, ciprie compatte e tutto il resto. Facciamo così, intanto blocchiamo. Accord Parfait, non ce ne stanno più. L'Oreal compatte, Rimmel Stay Matte, Revolution Brighten Up, fondo Insta Fix and Matte Astra. Mettiamo intanto qui gli stick di Neve, i blush and glow di Mesauda. Tiriamo fuori anche questi singoli che ci sono qua sotto. Infatti questi non dovrebbero essere qui. Beh, io direi comunque bene, cioè sicuramente meglio rispetto a prima. Conclusione del secondo cassetto, abbiamo tutte le ciprie in polvere libera più o meno in ordine. Abbiamo Laura Mercier, Huda, Too Faced, Rimmel, queste RCMA, Siate e poi ci sono tutte queste qui. Ciprie compatte in questa zona in mezzo abbiamo Charlotte Tilbury, L'Oreal, Rimmel, Revolution, Essence, Benefit, Diego Dalla Palma, MAC, eccetera, eccetera. Qua si sono un po' sortati facendo avanti e indietro col cassetto. Qui abbiamo due bronzer in stick di Neve che devo ancora provare. Ho usato le altre due colorazioni, queste ancora non le ho provate. Sotto ci sono i blush di Neve in stick con blush liquido di Iconic London, blush di Makeup Obsession, tutti blush and glow di Mesauda Milano, terre abbronzanti un po' più grosse e vari illuminanti, tipo illuminanti liquidi e illuminanti in più che non ci stavano nel primo cassetto. In realtà questo cassetto non è neanche conciato così male, cioè potrebbe essere molto peggio. Questi comunque bene o male sono abbastanza in ordine, quindi io per il momento questo lo lascio così, anche perché in casa nuova so già che prenderò un altro mobile e quindi so già che riuscirò a dargli un po' più di spazio, a metterle un po' meglio e a non fare un cassetto così tanto pesante. Non so neanche se questo cassetto qui arriverà in casa nuova, sinceramente, perché è pesantissimo e ho paura che ceda da un momento all'altro, vedete? Qui, come vi dicevo, non ho fatto grandi cose, era già abbastanza in ordine e dovrò sistemarlo poi nella nuova makeup collection in casa nuova. Poi vi farò vedere molto meglio più avanti. Comunque ci sono tutte le palette viso, Benefit, Kat Von D, Smashbox, eccetera eccetera. Tra l'altro ho fatto la playlist delle top 10, quindi se state guardando questo video e vi chiedete qual è il tuo prodotto preferito tra le palette viso, ho fatto per ogni categoria di prodotto un video a sé con i miei preferiti top 10, quindi vi lascio la playlist sotto nell'info box. Skincare, cioè maschere viso,
No, mi sono resa conto che non stavo registrando. No. Vabbè, ho tolto tutte le maschere, ho pulito il cassetto e le ho rinfilate. Ho messo qui tutte quelle in barattolo. Ci sono Revolution, Hello Body, Glam Glow. Qui ci sono tutte quelle per UFO, con l'UFO numero 2. E stavo per mettere a posto le maschere in tessuto. Comunque, stavo giusto dicendo che ho questa maschera di Sephora per i capelli, che ogni volta che la vedo nel cassetto dico: caspita, la prossima volta che lavo i capelli devo farmi questa maschera. Secondo voi l'ho fatta? No, perché questa è la mia vita. Io decido le cose e poi me le dimentico. Stavo per mettere a posto le maschere in tessuto. Queste sono sempre di fuori, io le mettiamo qua. Scrub al caffè che voglio fare e continuo a dimenticarmi di farlo. Queste maschere qui, ve ne parlo sempre ogni volta che le tiro fuori. Queste sono di Paciology, sono la maschera idratante, è assolutamente pazzesca, vi lascia la pelle super impolpata, super idratata, e il siero che c'è all'interno è tantissimo, cioè questa la tengo su di solito un paio d'ore la sera mentre guardo i film, poi sentite la pelle completamente nuova. Star Skin, maschera illuminante, le maschere in tessuto vanno per forza lasciate sdraiate perché sennò non ci stanno, però facciamo così. Patches di Peter Thomas Roth, stupendi, meravigliosi, preferiti. Ora partono tutte quelle in barattolo, che sono quelle più tragiche perché devono stare sdraiate, perché in piedi non ci stanno. Vediamo se riusciamo a concludere qualcosa. Oh, che bello, Glam Glow ci sta in piedi, fantastico, meno male. Questa ci sta in piedi? Sì, ok, wow. Ma ci sta anche Origins, no vabbè. Devo farvi vedere da vicino perché è troppo soddisfacente, davvero. Ho scoperto che queste maschere ci stanno in piedi e io non lo sapevo. Quindi qui in fondo abbiamo quelle un po' più detox e quelle mini da viaggio, che ovviamente uso quando viaggio. E poi abbiamo qua dietro quelle di Revolution, Glam Glow. C'è un sacco di spazio perché qui posso mettere i prodotti di skincare da tutti i giorni, tra virgolette, però tipo di scorta. Per esempio, il tonico di Glam Glow, che è il tonico esfoliante, lo uso quando sento che ho la pelle abbastanza da esfoliare, quindi non lo tengo lassù, ma lo tengo qui, di modo che è comunque facilmente raggiungibile e riesco a vederlo e riesco ad avere un po' di spazio libero. Quindi mettiamo anche il tonico di Origins, che è il Mega Mushroom. Questo è un Glow Mist di Pixi, veramente ottimo. Ci sta in piedi? No. Senza tacco ci sta in piedi? No. Proseguiamo con l'ultimo cassetto in fondo. Sistemo un po' al volo, giusto per dargli un senso logico. In realtà di qui ho deciso soltanto di dare una sistemata velocissima e di spostare la maggior parte delle cose che non sto usando al momento perché non mi sono comode nella cassettiera di là dove c'è quel macello inutile, perché ovviamente queste cose sostanzialmente andranno poi nel bagno, nella casa nuova, quindi mi occupano dei cassetti inutilmente, quindi è inutile che le tengo qui quando le voglio utilizzare, cioè principalmente uso queste due qua. Oltre ovviamente al Dyson. Oltre a queste ho altre due piastre per i boccoli, ma uso sempre questa qua, quindi è inutile tenerla qui. Oh mio Dio, questa cosa è pesantissima. L'obiettivo di questo è eliminare un po' di roba. Ci andrò molto velocemente, però vi farò vedere se elimino qualcosa, cosa e perché. Fare in modo che anche questi due diventino per i rossetti. E sistemare il macello che c'è qua dentro. Ah, e sicuramente fare in modo che qui ci siano effettivamente rossetti che uso di più, e tipo questi di Anastasia, anche se sono molto carini, toglierli. Ok, ce l'abbiamo fatta. Allora, qui dentro ho inserito i Power Bullet di Huda Beauty. Un giorno questo cassetto sarà solo di Power Bullet, sappiatelo. Miglior formula di sempre. E altri rossetti in bullet di cui mi piace tanto la formula e che uso
molto spesso, tipo i One Love di Mesauda, poi c'è quello di Nabla nella colorazione Chloe, NARS Immortal Red. Poi qui ho inserito i gloss tipo colorati o quelli con molti glitter. Qui ci sono i rossetti nude che mi piacciono un sacco, ma qua ci sono i miei preferiti di sempre. Matite labbra colorati più quelli di Anastasia, tipo marroncini, che non sapevo bene dove mettere. Rossetti liquidi preferiti abbiamo MAC Retro Matte, Smashbox, Jeffree Star, Huda Beauty, NYX Lingerie Push Up, Banana Beauty, i nude mi piacciono tantissimo, il Kat Von D Lolita e Bow & Arrow, Kylie Cosmetics, Colourpop. Tra l'altro questi di Colourpop sono un po' vecchi, però se dovesse capitarvi di fare un ordine sappiate che i loro nude sono stupendi. Dose of Colors e Revolution. Poi qui abbiamo i gloss che uso più spesso, i rossetti rosa che ho semplicemente sdraiato in modo diverso e i rossetti rossi che di nuovo ho semplicemente sdraiato in modo diverso. Che bel lavoro, brava Giulia, wow! Qua sopra in alto ci sono i profumi, qualche cosa di skincare e questo rossetto di YSL che sto usando un sacco, che però non ci sta in piedi qui, ci sta solo sdraiato, vedete? Lasciamolo lì, solo perché lo sto usando, cioè sono ossessionata da questo ultimamente. Qui abbiamo tonico di Ola Eriksen, Glow Duo, Murad SPF, Plump Filler di Dior. Questo è un mist all'acido ialuronico, Mario Badescu Drying Lotion per far seccare i brufoli, funziona benissimo. E abbiamo due creme idratanti, Neutrogena e Origins Ginseng. E crema contorno occhi che è di I'm From, che mi sta piacendo tanto. Bene, ora possiamo proseguire da questa parte. Sopra abbiamo rossetti di YSL nuovi, che sono quello che vi dicevo, sono pazzeschi veramente, me li hanno inviati poco tempo fa e continuo a utilizzarli, sono ultra morbidi, idratanti, non seccano le labbra e ovviamente sono lucidi, quindi non sono matte, sono come se fossero tipo un balsamo labbra colorato, veramente strabelli. Allora, la torre, a parte la polvere che devo fare, è a posto, cioè dall'ultima volta che l'avete vista non l'ho più toccata, forse ho aggiunto soltanto questi rossetti qui che mi sono arrivati, che sono di Eric Yoba in collaborazione con Cosmify. Se volete vedere bene ogni singolo rossetto che ho fatto poco fa il video del decluttering dei rossetti, in cui praticamente li swatcho tutti uno per uno, quindi se vi interessa guardarlo ve lo lascerò sotto nell'info box, spero di ricordarmi. Qui, come vi dicevo, ho questi rossettini qui che avevo già sbocciato, però non li ho mai usati, quindi questi li regalo a qualche mia amica che magari li usa. In questo cassettino qui metto soltanto i rossetti in bullet, quelli cremosi, tranne quelli che vi ho fatto vedere che sono i miei preferiti, che uso costantemente. Però se voglio un rossetto in bullet diverso da quelli che ho lì, semplicemente li prendo da qua, quindi semplicemente queste le metto di qua. Allora io farei così: di qui i glitter liquidi e di qui invece quelli in polvere, quelli proprio glitter. Perfetto, così qua ci sono i glitter liquidi e li mettiamo qui. Quindi abbiamo il nostro cassetto dei primer come prima, svuoto. E poi risistemiamo. Bene, quindi di qui quelli che uso di più, di qui quelli che uso di più, qui quelli che uso un po' di meno. Smashbox, 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 Vitamin Glow, tutti quelli di Farsali, questi sono di Revolution, Revolution, Y con Dior, NYX, Milk Makeup, Too Faced, Ola Eriksen, Revolution XX, Bobbi Brown, Makeup Obsession, Neve Fit, Catrice, NYX, L'Oreal, e questo qui è uno nuovo di NIOD, che è la marca luxury di The Ordinary, che devo ancora provare, quindi lo mettiamo qua. E questo qui è il cassetto visto un po' più da vicino, così potete osservare bene anche voi quali sono i miei preferiti e quelli che sono più in fondo. Come primer ho eliminato questi qui, ho tolto il NYX Pore Filler perché non lo uso, il Catrice No More Red perché non lo uso, questo qui di Revolution XX che è l'H2 Glow perché è all'interno dei glitter, e questo qui di Catrice che è l'Hydrating and Perfecting Primer, che in realtà è molto buono ma non lo uso, quindi via. Secondo cassetto, di qui come vi dicevo ci sono correttori, mascara, prodotti vari per il viso e ci sono anche i bronzer in crema. Allora, iniziamo da quelli per il contour perché so già cosa uso e cosa non uso.
semplicemente togliamo soltanto il NYX Can't Stop Won't Stop, perché non lo uso da un sacco e non è il caso di tenerlo lì a far nulla, e assolutamente i due stick di Neve Cosmetics che sto usando veramente quasi tutti i giorni, anzi li mettiamo così. Il L'Oreal More Than Concealer, Infinite e Benefit, Elf Light di qua, Benefit qua, Elf Medium di qua. Allora, di qui abbiamo correttori che uso un po' meno, di qui abbiamo contour e correttori tipo il More Than Concealer e quello di Revolution XX che uso un po' di più. Questi sono quelli che utilizzo principalmente o che voglio utilizzare di solito, oltre a fare questo macello. Quelli che sono di qui mano a mano li giro di qua in modo da provarli e vedere se mi piacciono o no e quindi decidere se regalarli, tenerli eccetera. E ho tolto tre mascara, che sono questi tre qui. Lashes to Kill di Catrice, questo qui nuovo di Kiko che non mi ha colpito particolarmente, questo qui di Wycon che è carino però vedo che non lo pesco spesso quindi li tolgo. Questo qui è il cassetto finito, come vi dicevo da questa parte abbiamo i correttori che utilizzo un pochino di meno ma che tendo a slittare da questa parte per utilizzarli. Di qui abbiamo tutto quello che riguarda il contouring in crema o in stick più sottile, a parte il Tantor di Huda e quello di Fenty. Correttori che uso abbastanza spesso, tra cui NARS, L'Oreal More Than Concealer e Revolution XX. Preferiti tra tutti, quindi questo è un per le sopracciglia, non c'entra. Naked Skin di Urban Decay, Tarte Shape Tape, Conceal and Define, Revolution, True Match, Elf, che ora spedisce in Italia, vi lascio il link sotto nell'info box se mi ricordo. Comunque sul sito di Elf ora c'è la sezione europea, potete ordinare finalmente. E poi c'è Revolution Infinite e Boeing Cakeless. E di qui ci sono i mascara messi un po' meglio rispetto a prima, più o meno. Perché ho voluto fare questo video? Allora, intanto tutte le beauty blender devono essere lavate, quindi le mettiamo da parte, così dopo quando lavo i pennelli lavo anche le beauty blender. Questo di Bourjois non lo posso usare perché mi fa uscire i brufoli, perché è ancora qui. Qui ci andranno le beauty blender, quindi questo qui lo lasciamo libero. Questo ci sta in piedi, lo mettiamo qui. Oh, ma guarda un po'. Magie, qui facciamo degli intrecci. Anche se comunque Dior ci starebbero bene. Sì, dai. Questo qui di Wycon è molto carino, ma mi pare fosse una limited edition e nel cassetto non ci sta, quindi questo lo regaliamo. Questo qui è il cassetto dei fondotinta più o meno concluso, con già le beauty blender lanciate. In realtà qui li ho soltanto girati per fare in modo che ci stessero un po' meglio, tipo per dividerli un po' per brand, tipo di qui sono tutti L'Oreal, Rimmel e Rimmel. Questi sono di Diego Dalla Palma, questo è Shiseido, Dior, questo l'ho portato da Fede in questi giorni, quindi ce l'ho nella borsa, sopra la scrivania, e tutti quelli vari, tipo Too Faced, Clinique, eccetera, e in fondo è così. Qui ho semplicemente riorganizzato le ciglia finte, abbiamo soprattutto quello che riguarda colla e applicatori, queste sono ciglia che sto utilizzando tantissimo e i vari setting spray che sono qui sotto. In realtà questo cassetto poi non l'ho pulito, ma... Infine in questo cassetto abbiamo tutti i prodotti per le sopracciglia, matite occhi e vari tools, e qui abbiamo gli eyeliner. Poi abbiamo lip balm e qualche pennello di scorta che sistemerò poi meglio quando sarò in casa nuova e avrò effettivamente lo spazio sulla scrivania per metterli. Poi ho già tutto in mente, vedrete il mio piano che si realizza nella makeup collection nuova che non vedo l'ora di farvi vedere, però manca qualche mese quindi vedremo insieme. Non ci posso credere ragazzi, abbiamo ufficialmente finito, ora vado a lavare i pennelli così poi vi faccio vedere anche i pennelli puliti in una clip. E però ce l'abbiamo fatta, è tutto a posto, è tutto in ordine. Io veramente vi ringrazio un sacco per la compagnia, perché non so proprio come avrei fatto senza di voi. Soprattutto i consigli su cosa decatterare, cosa no, cioè... top! E questo è tutto, spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto, se è così non dimenticate di lasciare un bel like. Grazie infinite se siete arrivati fino a questo punto, cioè 30 minuti e basta di video, veramente questo è amore, quindi...
grazie e sapete che vi adoro. Quindi appunto grazie mille della compagnia veramente e spero tanto di vedervi anche nel prossimo video. Ciao!